Ora il tennis in corso a Roseto, i quarti di finale dell'ATP Challenger. Ci colleghiamo con il nostro inviato Enrico Giancalli, che vedo già con un ospite, il direttore del torneo Luca Del Federico. A te. Sì, ciao Paolo, buon pomeriggio, un saluto a tutti dai campi del Tennis Club Roseto. Si stanno ancora ultimando gli ottavi di finale, scatteranno poi domani, no, direttore Del Federico, i quarti di Quarti. finale. La notizia buona per i colori azzurri è che Giannessi ha vinto e quindi un italiano c'è. Giannessi, un italiano c'è nei quarti, adesso stanno giocando Sori Piros, il ragazzo ungherese che vinse Australian Open, numero uno al mondo junior. E niente, si va avanti verso i quarti di domani con la vittoria di Giannessi, Kovalik e l'uscita del Robin Hassel. Il giocatore olandese non più giovane, che però è stato 25 anni. Ecco, volevo chiedere una cosa al direttore Del Federico, se magari un po' dispiaciuto perché Magher e soprattutto Vesely non sono riusciti ad esprimere le loro qualità qui a Roseto fuori al primo turno, la testa di serie numero uno, Vesely che aveva Vesely che ha battuto battuto Djokovic a Djokovic. Dubai. Ma lo sport è così, sono uscite la testa di serie numero 1 e numero 2 a Roseto, ma anche a Indian Wells è successo lo stesso. E sono uscite sorprese incredibili, è il bello dello sport, perché poi non sempre vince il predestinato e quindi tutto il merito al giocatore che ha saputo battere questi due campioni che sono l'italiano Magher e appunto il ceco Vesely. Resta Taberner in tabellone, la testa di serie numero 3, che da questa settimana è tra i primi 100 al mondo, 94, dopo la vittoria la scorsa settimana. Lo possiamo dire, anche se un direttore non dovrebbe mai farlo, che è il favorito per questo torneo? Ma a questo punto sì, e peraltro questa formula back to back ci siamo inventati un 160 punti, perché in 2 settimane Carlos Taberner, che è stato qui fin dall'inizio, se dovesse vincere, è vero che sono due tornei distinti, però con questa formula sarebbe un 160 punti e quindi voi capite l'importanza di partecipare a questo doppio impegno qui a Roseto. Le chiedo un'ultima cosa del Federico, perché noi di Rete 8 trasmetteremo in diretta la finale del torneo domenica anticipata alle 11:30. Ci confermi? Ha anticipato alle ore 11 Alle ore 11. sul canale 11 di Perfetto. Rete 8 e quindi vi aspettiamo tutti numerosi, sarà una finale bellissima. Questo Paolo, questi sono tutti gli aggiornamenti, Paolo, qui dai campi del Tennis Club Roseto. Non so se hai domande, altrimenti ti posso restituire la linea. Il direttore Del Federico è qui con me, quindi ti ascolta se hai qualche curiosità.